mi spiega che c'è di sbagliato in queste borse? Che c'è Alessia tiro del culo? Che tu la tua borsa finta firmata di Louis Vuitton l'hai pagata 30 euro dal marocchino e io questa 1 euro da Tiger firmata? Toh! Queste vanno di moda a casa mia da quando mia madre ha preso la cattedra d'inglese nel 97, capito? Ehi, vuoi comprare il mio iPhone per 400 euro? Ok, lo prendo, ti spedisco i soldi tramite PayPal. Va bene, questa è la mia email. Sto per spedirti i soldi, però mi sta chiedendo un codice di sicurezza. Dovrebbe essere arrivato sulla tua email. Mi puoi mandare il codice, per favore? Sì, il codice è 389... Aspetta un secondo. Questa è una truffa! Tu hai cliccato su password dimenticata e stai cercando di avere il codice da me. Così potrai cambiare password e prendermi tutti i soldi dal conto. Segni che non gli piaci. Ti parla delle altre ragazze. Se fosse stato davvero interessato a te, non parlerebbe delle altre ragazze con te, altrimenti si rovinerebbe la possibilità di avere una chance con te. Non si sforza fisicamente, non si cura quando ti vede e non ti cerca. Allora? Che vuoi? La mamma ha rifatto i cracker. Me ne porti uno? È l'ultimo. Lo vuoi? Come sei maturo? Perché dovrei uscire? Devi parlare con i tuoi fidanzati? Devi mandare le foto da porca! Abbassa la voce perché chiamo la mamma, eh. Chiamo la mamma, eh. Oh, ma! Oh, io non mi vorrei far entrare in camera, oh! Ti lascio fare le tue porcate. La porta! Shut the fuck up, why are you so loud? Ragazze, se vi piace un ragazzo, non fate assolutamente questo errore. Però prima che te lo dica, lascia un like, seguimi e commenta, sarebbe molto di supporto. La cosa che devi assolutamente evitare è avere paura di dichiararti, di mostrare quello che provi, solo perché in passato hai conosciuto qualche uomo che non si può definire uomo. Perché agli uomini con la U maiuscola piacciono le donne che dicono quello che provano quando lo provano. Vaffanculo, mi aspetto una serata di merda. Oddio, serata di merda, devo andare in discoteca con gli amici. E voi direte, ma allora cosa c'è di brutto? Cioè, devi andare in discoteca, divertiti, no? Ma sì, in effetti cosa potrebbe andare storto in discoteca? Il passaggio, andata e ritorno. Devo guidare io, porco di... Osa! Prova a dirmi! Va che ci si può divertire anche senza alcol, sai? Ma che cazzo sei mai divertito senza alcol, scusa? Non c'è sensazione peggiore di vedere i tuoi amici ubriachi mentre tu sei sobrio. Ti viene su una rabbia. Metti caso questo sia un gin tonic. Come fai a dirgli di no? Guardalo, guardalo negli occhi. Come fai? Aspetta, sto trasmettendo dei messaggi brutti. Sembra quasi che io sia un alcolizzato. No. L'alcol va assunto, ma consapevolmente. All'elementare mi dicevano che l'unica Winx che potevo fare io era Tecna. Allora dopo un bel piantarello dicevo, sì, voglio fare Tecna. E mi rifiutavano comunque! Non mi piace questo tipo di vita! Questa macchina non l'ho comprata, l'ho solo noleggiata perché avevo bisogno di più spazio e di una macchina più grande per viaggiare e non volevo usare la 500e. La mia seconda macchina nuova arriverà poi a metà autunno più o meno. Infatti sono venuta a restituirla. Per la prossima vacanza credo proprio che noleggerò questa per provarla. Poi di questo grigio opaco è veramente bello. Dimmi una cosa che in realtà è legale ma che a te sembra che sia illegale quando la fai. Tipo ora ho tantissima voglia di aprire questo Kinder Pinguin. Che ovviamente pagherò, ne mangio solo uno, poi arrivo in cassa e pago il resto. Però ho paura, mi sembra illegale. No, basta Alice! Senti, tu lo devi smettere! Sì, guarda che sono grande, perché il dottore mi ha detto che se prendo la medicina allora sono grande, guarda. Maestra, maestra, è il momento della medicina. Posso prenderla davanti a tutti? Grazie. L'ho presa la medicina, questo significa che sono grande.